Una vita passata a difendere i diritti umani e delle donne, un impegno nelle crisi umanitarie. Il lavoro di Emma Bonino è stato premiato a New York dall'International Crisis Group, che l'ha insignita del Fred Cooney Award, un riconoscimento prestigioso che gli è stato consegnato dal miliardario filantropo George Soros. L'occasione per la Bonino, ex commissario europeo per gli aiuti umanitari e ex ministro degli esteri, di riflettere su quanto sta accadendo in Europa, approdo di migliaia di migranti che fuggono dalla guerra in Siria. La mia impressione è che non impariamo mai dalla storia e che tutte le volte ci stupiamo di quello che succede. E abbiamo perso la memoria in qualche modo, abbiamo perso anche la vista. Poi improvvisamente ci troviamo file di profughi come se fosse un'assoluta sorpresa e non è così. Ecco, che cosa dovrebbe fare di più l'Europa per gestire questa situazione umanitaria? Beh, innanzitutto avere una politica europea dell'immigrazione che non ha. Quindi l'Europa non si è preparata, diciamo, a questa situazione neanche dal punto di vista umanitario, ma rimane il fatto che la stragrande maggioranza di queste persone, donne e bambini, hanno diritto alla protezione internazionale come rifugiate in base a tutte le convenzioni che abbiamo sottoscritto.